Passiamo allora all'altro argomento, Francesco. Sì, vai. Intanto tutto quanto prende avvio da, sempre da coincidenze, chiaramente. Da un articolo del 3 novembre 2005, sempre sulla Repubblica, che dice: farsi cremare non è da cristiani. Il vescovo di Trento sconfessa la linea della Chiesa, meglio la sepoltura. La cremazione non appartiene alla tradizione cristiana, così come la dispersione delle ceneri e la loro conservazione in casa. I cristiani, fin dalle origini, preferiscono l'inumazione nei cimiteri. L'arcivescovo di Trento, Luigi Bressan, tuona contro il nuovo fenomeno sociale consentito ufficialmente dalla Chiesa, che si sta diffondendo in Italia su modello europeo. Lo fa nel giorno dei defunti e così via. Attenzione. Perché innanzitutto sto vescovo fa questa affermazione? Le fa partendo da questioni bibliche ben precise. Infatti la Chiesa Cattolica ha sempre impedito che le persone venissero bruciate. È una pratica precedente, è una pratica che appartiene a tutte le religioni precristiane, quella di bruciare i morti. Cioè, conservare il corpo sottoterra, che si marcisce i vermi, per i cristiani ha una funzione precisa, perché i cristiani hanno uno e un solo credo nella loro religione, ed è la resurrezione della carne. I pagani conoscevano già, cioè, le antiche religioni, diciamo per i pagani, conoscevano già la differenza che c'era fra psiche, fra struttura psichica, fra anima, se vogliamo chiamarla così, e corpo. E sapevano benissimo che il corpo andava ai vermi, e la psiche l'avrebbe continuato, cioè aveva una sua struttura indipendente. Pertanto, a questo punto, alle antiche religioni non gliene fregava niente di bruciare le persone. Diciamo che c'era un valore simbolico perché si voleva favorire il distacco dall'animo, dalla psiche, dal corpo, cioè questo era un qualcosa, Esatto. perché si pensava che il corpo rimanesse attaccato, avesse una forma di attaccamento, cioè che l'anima avesse una forma di attaccamento e si favoriva così il distacco proprio perché e non si dava il tempo di Esattamente. annientarsi. Uè, anche gli stessi egiziani, no? Dove c'è l'imbalsamazione, in realtà l'imbalsamazione non era funzionale al corpo, ma era funzionale a mantenere la forma dell'anima, cioè la forma della psiche delle persone. Le persone si liberavano dal corpo, arrivavano a rivendicare davanti agli dèi il loro diritto di entrare nei vari, adesso non mi ricordo qui, non ho più i dati. Per cui il loro cuore veniva pesato, praticamente gli dèi li lasciavano passare a seconda di come loro avevano vissuto, cioè di come loro avevano affrontato la loro esistenza. Ma diciamo che poi il discorso andrebbe anche meglio dettagliato il discorso degli antichi egiziani. Il fatto stesso era il fatto dell'importanza del cittadino, cioè o del componente della comunità. Il fatto che in qualsiasi caso la comunità sarebbe presa cura di lui significava che di lui doveva avere fiducia della comunità, cioè era anche una forma di attaccamento. Il fatto che ci fossero queste pratiche in cui il corpo del defunto veniva conservato era anche una forma di legame sociale ed era anche la dimostrazione che in qualsiasi momento ogni singolo componente della comunità avrebbe avuto il sostegno della comunità. E poi, secondo sempre le teorie, l'anima non vedendo un corpo distrutto putrefarsi, che dal punto di vista estetico è brutto, avrebbe avuto più facilità nel viaggiare negli altri mondi. Vi ricordo che una delle paghe che venivano date ai costruttori delle piramidi era quello di essere seppelliti nelle vicinanze delle piramidi o sotto le piramidi stesse. Per cui adesso si è scoperto, una volta si guardava solo le cose grosse, adesso gli archeologi vanno un po' più a fondo delle cose, capiscono alcuni meccanismi. Allora, proviamo un attimino a vedere queste teorie che hanno i cristiani. Qua ci sono delle interferenze con altre teorie precedenti, con l'ebraismo e con la Grecia, no? Per cui vedremo un attimino di sistemare anche questo discorso, se riesco a farlo a braccio. Il cristianesimo come dottrina nasce con la finalità di sconfiggere la morte. Non si tratta di come noi oggi simbolicamente possiamo pensare alla morte, ma proprio della morte fisica. I cristiani vivevano nell'attesa dell'arrivo del loro padrone sulle nubi con grande potenza ed erano convinti che per essere cristiani, solo per il fatto di essere cristiani, non sarebbero morti. La parusia del cristianesimo altro non è che il ritorno del Cristo in terra, al fine di portare in cielo i corpi dei suoi seguaci. Per
È un po' come l'attesa della fine del mondo prospettata dai testimoni di Geova. Se l'annunci per domani e questa non arriva, la puoi spostare per dopodomani, ma se anche dopodomani questa non arriva, qualcuno inizia a chiedersi: ma io in che cosa credo e perché lo credo? Paolo di Tarso, che è considerato uno dei maggiori predicatori cristiani dei primi tempi, afferma: ecco, è preso dai Corinti, ecco, io vi svelo un mistero. Cioè, attenzione, cioè, notate il linguaggio, io vi svelo il mistero. Noi non morremo tutti, ma tutti saremo trasformati un attimo in un batter d'occhio al suono dell'ultima tromba. Squillerà infatti la tromba e i morti risorgeranno incorruttibili e noi, che non siamo morti, fra parentesi, saremo trasformati, perché è necessario che questo corpo corruttibile si rivesta di incorruzione e che il nostro corpo mortale si rivesta di immortalità. Quando questo corpo corruttibile avrà rivestito l'incorruzione, questo corpo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora avrà compimento la parola che fu scritta: la morte è stata assorbita nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Sottolineo questo passo: la forza del peccato è la legge. Ma sia ringraziato Dio che ci dà la vittoria mediante il Signor nostro Gesù Cristo. Questo è ai Corinti 15, 53-57. Il problema per Paolo è che molti cristiani si ammalano e muoiono. È un po' come quando l'ammalato di cancro si rivolge a Padre Pio o al mago Brahma o alla Teresa di Calcutta, che promettono la guarigione mediante l'azione miracolosa. A proposito, oggi ho visto una notizia, sì, so che non ci sono i giornali, ma le notizie le danno, qualcuno dà le notizie. La Chiesa Cattolica ha riconosciuto un altro miracolo della Madonna di Lourdes, che è avvenuto circa 50 anni fa a una 96enne. È Vabbè. un miracolo? È un miracolo. Vabbè. E allora che cosa si inventa Paolo di Tarso? In fondo stava dicendo che chi crede nel pazzo di Nazareth non si ammala e non muore. Or dunque, tutte le volte che voi mangerete di questo pane e berrete di questo calice, cioè lui deve risolvere perché la gente che è cristiana si ammala e muore. E allora, tutte le volte che voi mangerete di questo pane e berrete di questo calice, celebrerete la morte del Signore finché egli venga. Perciò, chiunque mangia questo pane e beve il calice del Signore indegnamente sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Ognuno dunque esamini se stesso e così mangi di quel pane e beva di quel calice, perché chi mangia e beve senza discernere il corpo del Signore mangia e beve la propria condanna. Per questo vi sono tra di voi molti ammalati ed infermi, e parecchi sono morti. Se invece ci esaminassimo da noi, non saremmo giudicati, ma se si giudica il Signore, ci corregge affinché non siamo condannati con il mondo. Corinti 11, 26 e 31. Pessi di cretini, colpa vostra se vi ammalate, non seguite abbastanza il Signore, non ci sono virus e batteri, colpa vostra se i vostri figli sono malformati, non seguite abbastanza il Signore, colpa vostra se morite, non seguite abbastanza il Signore. Cioè, questa è la predicazione dei cristiani. Andiamo avanti. E concludiamo con la credenza dei cristiani con un passo di Paolo di Tarso dalla lettera dei Tessalonicesi. Proviamo un po' a sentirci cosa ci dice sto Paolo di Tarso. Ecco perciò che cosa vi annunziamo sulla parola del Signore. Noi, i viventi, i superstiti alla venuta del Signore, non saremmo separati dai nostri defunti. Allora muore uno pensa, no, attenzione. Poiché il Signore stesso è il segnale dato alla voce dell'arcangelo e alla tromba di Dio, scenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo, poi noi, i viventi, i superstiti, noi che siamo sopravvissuti, assieme ad essi saremo rapiti sulle nubi in cielo verso il Signore. Così saremo sempre con il Signore. Io a uno così gli sputerei un occhio. Tanto per essere chiari,
Questa è la predicazione di Paolo di Tarso. Allora, i cristiani andavano in giro farneticando che loro non sarebbero mai morti. Questa è la farneticazione, una delle follie del cristianesimo. Il problema, cosa succede? Succede che a un certo punto, adesso vado un po' a tagliare un po' l'argomento, perché sennò non finiamo più, a un certo punto succede qualcosa, Paolo di Tarso rischia di morire a Efeso, non so esattamente in che situazione, comunque me la cercherò, insomma, non c'è assolutamente un problema. Ma sembra che gli venisse bastonato. Cioè, qualcosa del genere. E a quel punto già c'era un cambiamento, poi stavo accorgendo che quella dottrina dell'immortalità non funzionava, per cui c'era già un cambiamento. Paolo di Tarso fa propria la dottrina platonica. Paolo di Tarso fa proprio il concetto platonico secondo cui l'anima è prigioniera del corpo, cioè il corpo imprigiona l'anima. Allora, quello che è un concetto platonico, che all'interno di una visione filosofica platonica, probabilmente qui neoplatonici, discetici, sarebbe stata manipolata, diventa dogma, diventa il dogma cristiano. Cioè i cristiani derubano Platone di una imbecillità, perché è un'imbecillità di Platone questa, la fanno propria e diventa il fondamento della loro dottrina. Con questa operazione gli esseri umani si tende verso la loro distruzione. Francesco, un attimo. Si tende verso la loro distruzione. Il vero problema è che distruggere il corpo per liberare l'anima diventa una distruzione di quella che è la vita degli uomini, e distruggere la vita degli uomini diventa assolutamente funzionale a quello che è il progetto del cristianesimo, cioè la distruzione delle società civili. Pertanto Paolo di Tarso, a un certo punto, che va in giro farneticando e a vendere questa immortalità, a un certo punto cambia posizioni e assume, fa propria la filosofia platonica, cioè un elemento della filosofia platonica. Quando c'era stata la polemica sulle origini giudaico-cristiane, cioè giudaico-cristiana della Costituzione in contrapposizione alle origini greche, molti studiosi gli hanno detto: ma guardate che il cristianesimo in realtà non ha niente di giudaico, sì. Prende alcune cose, ma in realtà è una questione greca, cioè ha fatto proprio tutta una serie di elementi greci. Naturalmente ai cristiani questo puzzava, perché essere dipendenti da uno come Platone per i cristiani è una roba da fuori di testa. È più un problema cattolico, diciamo, che ha assorbito antichi rituali, antichi comportamenti, antichi miti, insomma. Se riconoscerlo oggi sarebbe per loro una mezza distruzione. Però ricordatevi questo: il cristianesimo ha soltanto la risurrezione dei corpi. E allora diventa logico quello che dice anche sto vescovo, no? Perché in realtà risponde a quello che è la predicazione originale del cristianesimo, cioè la risurrezione dei corpi. Perché ricordate che il cristiano non ha nessuna concezione rispetto all'anima o alla psiche. Esistono sì un paio di passi dei Vangeli, ma sono talmente tardi che vengono considerati delle acquisizioni a posteriori, cioè delle interpolazioni. Esistono un paio di passi del genere, però in realtà è la resurrezione del corpo che il cristiano, perché un cristiano concepisce soltanto il suo corpo, cioè non ha nessuna visione della vita oltre. Servirà a Dante che spiega ai cristiani che cos'è il loro paradiso, che cos'è il loro inferno, ma fino allora non c'è assolutamente niente. Ed è soltanto l'acquisizione del concetto di anima e corpo, che è un concetto platonico, che i cristiani si appropriano e lo spacciano per loro. Per cui siamo allo spaccio dell'eroina, pure semplice. Cioè, non hanno neanche il coraggio di manifestare la loro dottrina, la nascondono. Però esistono sempre studiosi che ogni tanto ne rivelano. Francesco. Il tema della risurrezione dei corpi è uno dei fondamenti della cultura cristiana, cioè nel senso della follia cristiana, tenendo conto che poi con la morte non è che loro vincano la morte, perché come dicono chiaramente l'unico che ha vinto la morte, che ha sconfitto la morte, usando il termine che dicono loro, è stato Gesù Cristo morendo e risuscitando. Vabbè, peccato che poi gli stessi cristiani nel 99 come gli anglicani diciamo che forse Gesù Cristo non è mai risuscitato, allora se non è mai risuscitato non è neanche sconfitto la morte. Ma proprio quello che c'è è proprio la follia classica, cioè
tutti quanti sanno benissimo che la morte non è vincibile. E poi tirare fuori la teoria della risurrezione dei corpi, cioè la risurrezione dei corpi interi con le loro caratteristiche. E c'è un discorso da fare, che qua sono posti anche i problemi: se uno rinasce ha i desideri di prima. Difatti Giampaolo II, discutendo di questo, diceva sì, i corpi risusciteranno, saranno uguali a prima, però avranno gli attributi sessuali, però non proveranno più desiderio sessuale. Cioè si arriva già a anche una castrazione della risurrezione, ovvero perché il conflitto con il corpo è sempre esistito, cioè nel senso che per i cristiani la purificazione, la santificazione passa sempre tramite la violenza sul corpo. Anche sì. Perché prendendo dall'ebraismo, nell'ebraismo non c'era assolutamente il concetto di anima, c'era il concetto di Ruah, il concetto di soffio, ma apparteneva soltanto al Dio, cioè era il Dio che aveva il soffio divino. In realtà, sia per quanto riguarda, vediamo un attimo se riesco anche a trovare un paio di parole, una me la ricordo, è Eleb. Eleb sta per la definizione dell'uomo in quanto emozioni, cioè definire l'uomo attraverso le emozioni, oppure Bazar, che sta per definire la carne, cioè definisce l'uomo come carne, cioè l'uomo come fisico. Esiste un altro termine ancora che definisce l'uomo come bisogni e come desideri, ma sono sempre termini che definiscono la fisicità dell'uomo. Non c'era l'anima nell'ebraismo, nel giudaismo, per cui è anche logico che il cristianesimo iniziale, derivando dall'ebraismo, non abbia il concetto di anima. Lo ha dopo quando deve scontrarsi con la realtà, e la realtà chiaramente greca. Cioè, ricordiamoci che in Palestina i greci erano, spopolavano, cioè non è che, e poi ha dovuto scontrarsi con la realtà, cioè la gente si ammala e muore, punto e basta. Insomma, questa sì, infatti appunto la loro pretesa proprio della risurrezione è una dimostrazione del fatto dell'incapacità di affrontare le cose, perché dicono le cose saranno risolte dopo la tua morte, cioè è sempre il proiettare oltre in un campo incontrollabile, immisurabile e non raggiungibile normalmente la soluzione dei problemi. Cioè si pone sempre: tu devi morire perché poi Dio ti farà risuscitare, tu devi vivere bene perché poi avrai la vita eterna, perché andrai in paradiso o andrai in inferno. Cioè, proprio questo è sempre la possibilità di avere il controllo, di indirizzare e di utilizzare le persone su questa vita, e soprattutto di dannare la loro vita nel presente, proprio perché li spingerà con un discorso puramente finalistico, cioè nel senso che quello che nel monoteismo conta è il fine delle cose. Significa che le cose non hanno un'importanza, che i percorsi sono insignificanti, perché esiste la creazione ed esiste la fine, esiste il giudizio universale, cioè il fatto che serve che qualcuno esternamente vada ad attribuire i valori, i pregi e i difetti di una persona, e che questa ne dia una condanna eterna, soltanto appunto la condanna eterna dopo il giudizio universale. E di conseguenza, in questo vuoto, in questo passaggio, in questo periodo, loro devono fare qualsiasi cosa per correggere i peccatori, per portarli all'ovile e soprattutto per terrorizzarli, e poi soprattutto per rendere in concetti assurdi, perché il parlare di risurrezione dei corpi, cioè, dal punto di vista logico è un'assurdità. Parlare di una persona, va bene, campa un certo numero di anni e cosa fa? Chiede in quale anno risuscitare, in quale forma risuscitare. Cioè, anche dal punto di vista della puramente logica, questo non esiste. Perché uno cosa dice? Deve rinascere vecchio, giovane o di mezza età? Cioè, sì. Come attribuiamo questo periodo? Beh, è classico. Cioè, posso capire se uno rinasce in spirito, ma dicono ci sarà la risurrezione fisica dei corpi, cioè i corpi usciranno dalle tombe, insomma, cioè, è una visione proprio da zombie che è presente nel cristianesimo. Sì, ma infatti anche il discorso dei sadducei, no? Quando si scontra con i sadducei, insomma, la risurrezione è una cazzata, insomma, dico. Chiaramente, perché i sadducei sono legati a quello che è la filosofia greca, e quando parliamo di filosofia greca nel 300 avanti Cristo, dal 300 al primo secolo avanti Cristo, parliamo quasi esclusivamente di Aristotele e di Platone. Perché Aristotele, perché praticamente a seguito le idee corrono a seguito di Alessandro Magno, e Platone perché comunque sono quel corpus dottrinale che era il più semplice da maneggiare. Non trovate quasi niente dei precedenti di Platone in giro per la Grecia. Verrà dopo qualcosa, ci sarà.
Per cui ciò che viene, ciò che corre in Palestina sono proprio le idee di Platone, e là con quelli devono farsi i conti, e non è che fossero ignoranti, perché ricordatevi che una volta sapevano quasi tutti leggere e scrivere, perché quando sui muri di Pompei si trova la scritta «Non comprate il pane di Tizio che non si lava le mani», vuol dire che le persone sanno leggere quello che si scrive sui muri, cioè una volta sapevano leggere quasi tutti, c'erano sicuramente vari livelli, ma sapevano leggere e farsi conto. Dopo arrivano i cristiani e distruggono la scolarità. Beh, per fare un esempio, Callimaco della Grecia classica era un maestro di periferia, cioè erano di quei maestri che sopravvivevano, diciamo così, insegnando ai ragazzi nelle periferie. Naturalmente si facevano dare qualcosa dei ragazzi cui insegnavano. Però Callimaco era talmente bravo che fece tutta la carriera finché ebbe le stanze di palazzo in cui poteva insegnare. Chiaramente non insegni più ai ragazzi di periferia, insegni ai ragazzi della nobiltà. Però per un maestro che faceva una carriera così c'era decine e decine di maestri che insegnavano, continuavano a insegnare nelle periferie e insegnavano quello che loro sapevano. Basta leggere i compiti in classe degli scribi, per esempio egiziani, per capire quanto era vasta, insomma, cioè ragazzo impara a scrivere, cioè gli dicevano istruisciti, perché sennò devi fare il militare e se non te marci è capo, te bastona, per cui è meglio imparare a scrivere, no, che non essere a bastonare e fare le marce, cioè, sì, c'era tutta... Infatti sul discorso anche del corpo, il fatto stesso ad esempio di tutte le torture che abbiamo visto nella storia del cristianesimo era proprio perché il corpo era fondamentale per la risurrezione. La scelta, ad esempio, di bruciare gli eretici, le streghe, gli stregoni sui falò era proprio di impedire la loro rinascita. Se, come ad esempio adesso il discorso che tutti i monoteismi praticano violenza sul corpo, proprio perché dicono che il corpo è fondamentale, per esempio, per entrare, ad esempio, nel paradiso. Cioè, il monoteismo ha sempre questa mania del corpo, perché ad esempio, se facciamo l'esempio di tre monoteismi, appunto, noi abbiamo il cristianesimo, che è la teoria della risurrezione del corpo. Ma se voi pensate ad esempio a quello che succede ad esempio negli ebrei, se voi notate negli ebrei, ad esempio in Israele, esiste addirittura una comunità, un'associazione specializzata nel raccogliere ogni parte del corpo degli ebrei morti in un attentato. Questo non lo fanno per sofferenza verso la persona, lo fanno perché se ogni parte del suo corpo non viene sepolto non potrà risuscitare, non potrà entrare in paradiso. Dall'altra parte abbiamo il fatto stesso, ad esempio, gli islamici, il corpo è essenziale per riuscire a entrare in paradiso. Anzi, il premio del paradiso sono le vergini, sì, cioè, no, ma vedi, cioè, non so per le donne quale sia il premio proprio del paradiso. Però vedi, il fondamentale, ad esempio, il discorso, ad esempio, sai che lo sgozzare appartiene sempre dall'esempio di Abramo. Abramo, appunto, quando gli viene chiesto di sacrificare Isacco, gli viene chiesto di sgozzarlo, perché così non avrà più accesso al regno di Dio, cioè l'annientamento del corpo fa parte di ogni monoteismo e di conseguenza se tu lo conservi facendogli sacrificio, facendogli penitenza, non facendo vivere il corpo, perché praticamente per i cristiani ogni atteggiamento del corpo diventa sempre una forma di vanità, perché se voi pensate allo stesso fatto che stesso Cristo dice se il vostro occhio vi dà scandalo strappatelo, gettatelo lontano, cioè la follia fatta, cioè l'occhio, perché per loro tu dovresti rimanere fermo, dovresti rimanere congelato, paralizzato, immobilizzato, e il monoteismo è questo, impedisce alle persone di agire, impedisce di agire nel proprio animo, nella propria realizzazione, ma anche nella società, nella cultura, e il monoteismo è sempre uguale a se stesso in tutti quanti gli ambiti, e di conseguenza quando qualcuno si oppone al monoteismo solo la violenza, la distruzione, l'annientamento fa parte di per loro di combattere il loro avversario, proprio perché c'è questa follia alla base della risurrezione dei corpi. E di conseguenza non c'è più importanza delle persone, della loro cultura, della loro storia, della loro realtà, della loro società, ma c'è l'importanza dei corpi. E pensate appunto all'assurdità di quando qualcuno vi viene a dire, e tenete conto, se voi andate a vedere i vari funerali, c'è sempre la frase che dice questo mio corpo risuscitare e vedrà il Salvatore, la follia. Chiediamo alle persone che sono morte per malattie se saranno contente di rinascere con un corpo che porta quella malattia. O potranno scegliere
con che il corpo rinasce. Tutto quello che è stato l'etica cristiana, no? Se tu hai una malattia è perché hai peccato, se tu hai una deformazione è perché hai peccato, se il bambino nasce malformato è perché i genitori hanno peccato. Cioè la malformazione stessa come condanna di Dio, no? Per cui la gente veniva massacrata, veniva torturata, veniva presa in giro, veniva sbeffeggiata, veniva offesa, e questo appartiene effettivamente alla pratica del cristianesimo e trae origine proprio dai testi sacri dei cristiani. Cioè offendere chi non si può difendere, offendere chi è ammalato, chi è menomato, è sempre stato questo per i cristiani. Soltanto negli ultimi 20 anni, le cose, 25 anni, forse dal 68 le cose sono un po' cambiate, ma perché è cambiato il modo d'approccio delle persone. Le persone sono uscite da un'ottica cristiana. Certo, non tutte, sì, non tutte. Purtroppo. Solo che il cristianesimo cerca di recuperare, no? Cioè, se prima magari gli invalidi o i menomati erano quelli da pigliare in giro, quelli da offendere, quello da aggravare ulteriormente la loro situazione, dopo ho pensato di usarli come massa di manovra, cioè come massa da utilizzare come modo di pressione all'interno del sistema sociale, per cui di appropriarsi, eccetera. Però si è sempre appropriato come degli strumenti, cioè sono degli oggetti, non persone, e questo è che fa il cristianesimo. Purtroppo ogni volta che si costruisce un'idea, una visione della vita, c'è sempre qualcuno da tirare torce contro in un modo o nell'altro. No, non c'è mai abbastanza perfetti. No, ma se tu pensi, dice che, cioè, che per qualcuno è cambiato, ma se noi abbiamo sentito proprio in questo momento che uno dei settimanali più diffusi crea una polemica per un sedere offuscato. Tra le pagine di Famiglia Cristiana non c'è più posto per pubblicità veicolate da sedere di donna, seppure appannati dal vapore e solcati da goccioline d'acqua dietro il box della doccia. Sì. Cioè, un settimanale, il più diffuso in Italia, fra le più diffuse perché è diffuso dalle parrocchie, ancora il problema è se l'ombra, perché io la pubblicità l'ho vista, ma qua, questa qua era un sedere di donna appannato dietro il vetro della doccia che si intravedeva, e ne è sorto uno scandalo in cui il rondetto fa resta l'amarezza per una scelta che è stata fatta consapevolmente e che non doveva apparire scandalosa per lettori immaturi abituati proprio a settimanale ad aprire dibattiti. Io non so quali dibattiti vado ad aprire. Sì. Ma il problema è che quando si dice che i cristiani ce l'hanno qua, sì, no? È proprio vero, cioè, sono fissati, sono paranoici, cioè, effettivamente assume la valenza di patologia medica. Cioè, un cristiano è veramente un malato, non c'è altra scelta, cioè, non c'è altro modo di dirlo. Ma pensa che, cioè, il problema dello studio che hanno fatto, disse, in quel nudo c'è più spazio per la fantasia che per la realtà, per la fase testuale. Cioè, ma questa non è una forma di masturbazione cerebrale. Vabbè, fammi un autogrill, compro 10 giornalini per adulti, beh, non è che spazio per la fantasia, è proprio diretto, per cui non c'è problema. Sì, ma cioè, però pensare, questo qua poi è un giornale che si chiama proprio Famiglia Cristiana. E pensate appunto all'educazione che verrà data ai bambini, no, che i genitori si scandalizzano per questo. Sì, cioè, ma magari scoprono che anche la mamma e il papà hanno dei culi, hanno delle parti intime, hanno... Cazzo, non dovevano sapere. Accidenti. No, ma pensa appunto il dramma proprio di questo fatto, cioè proprio... E questo ma denota anche proprio una percezione culturale, ambientale. E poi logicamente questo è un giornale che andrà agli insegnanti di religione, sì, e andrà nelle scuole a insegnare religione. Guarda che la mia pagina sul Vangelo sui talenti ieri è stata aperta ben 46 volte. Non so se mi spiego, è poco, perché ad esempio, cioè, qui ti farei contento. E c'è un sito cattolico fatto da un prete che ha un grande successo. In rete saggi e prediche, ogni giorno ricevo 60 visite. 60 visite! Ed è considerato un sito di successo cattolico, e tanto da meritarsi un articolo sul Corriere della Sera. Cazzo, io faccio 600 pagine aperte al giorno, 600! Sono arrivate a fare. E fa conto che stiamo in progressione completa dal 1999. Fai un po' tu. Sì, e vedi, questo monsignore, che tra l'altro è un professore di teologia fondamentale all'Università Lateranense,
è contento di questo successo, appunto riesce a ricevere 60 visite al giorno di un sito cattolico. Io faccio 600 pagine aperte al giorno, 600, con i miei dati, sì, sì, senza i tuoi, gli altri dati, perché, e non sommo neanche le varie pagine, perché se facessimo un completo, se facessimo 1000 pagine al giorno. Sì, beh, se noi mettessimo dentro il corso anche dei blog, non avremmo cose impressionante, anche perché vorrei dire agli ascoltatori che Google ha aperto un servizio di ricerca particolare sui blog. Il blog Paganesimo, quando fate Paganesimo sulla ricerca dei blog di Yahoo, è il primo a uscire. Ma guarda che se uno chiede i 10 comandamenti su Google, nella prima pagina ci sono io, cioè non è, ecco. Anche perché le mie pagine sono oneste, nel senso che il pezzo dei Vangeli, no, che io vado a commentare, è riportato integralmente ed è riportato tutto, cioè non sto dicendo faccio il commento e sparo cazzate, cioè prima riporto il testo dei Vangeli e dopo faccio il mio commento. Naturalmente il lettore può verificare dal testo dei Vangeli e dal mio commento se le cose vanno o non vanno, cioè se sono coerenti o non sono coerenti. Capisci? Per cui io cioè la mia operazione è strana. Quando io ho fatto i 10 comandamenti, ho riportato sia tutto il pezzo del Deuteronomio, sia tutto il pezzo dell'Esodo. Per cui nessuno può dirmi che mento o che faccio delle cose strane. Beh, pensa ad esempio, tu citavi il libro di Galimberti, Il corpo del Feltrinelli. Ma vabbè, tu l'hai acquistato su internet, lo puoi trovare. Perché, ad esempio, Google ha attivato un servizio per i libri. Ad esempio, quel libro è disponibile su Google gratuitamente. Cosa vuoi farci? Io sono sempre affezionato a questi cubi di carta e meno male ne leggo un po' alla volta, però ne leggo, sì. Ne leggo, sì. Vabbè, comunque tenete presente che su internet abbiamo messo praticamente, diciamo, tutto, non è, il termine tutto non è corretto, però abbiamo messo talmente tanto di quel materiale e l'abbiamo messo in maniera corretta, cioè... anche quando abbiamo messo, per esempio, io ho fatto un commento all'articolo della sentenza del TAR sul crocifisso e non avevo la sentenza del TAR sul crocifisso, mi sono limitato a prendere l'articolo del Mattino di Padova, ma l'articolo del Mattino di Padova io l'ho messo tutto, cioè non gliel'ho tirata in quel posto a qualcuno, cioè queste sono le cose dette e questo è il significato, queste sono le mie impressioni e questa è la mia indignazione, per cui non ci sono degli imbrogli sui nostri siti. E infatti nessuno ci ha mai detto, ha tentato di discutere le cose. Perché, esatto. Cioè nessuno ha mai detto che le cose che abbiamo messo, commentando le cose in se stesse, siano sbagliate. Nessuno. Infatti io vedo tutte le problematiche che io ho, ad esempio, con tantissime persone, e dicono, ma no, perché Francesco tu dai troppe citazioni. Vabbè, se io dicessi le stesse cose dicendo che non usando le citazioni, qualcuno direbbe che sono esagerato, che sono estremista, che invento, che così via. Quando tu cominci a dire, a citare autori di tutte quante le parti o cose, no, cominci a dire questo, cioè, questa teoria, questa idea, questa frase, questo concetto deriva da questo testo, da questo autore. Bene, questo posso essere d'accordo, non concordo, o viene contestato così, e utilizzi delle citazioni, logicamente, di fronte agli altri, che tante volte sono in malafede, cosa succede? Che non hanno più motivo di attaccarti. Non posso dire che è una tua invenzione. Anche se, cioè, se tu ci saresti arrivato da solo, sì, no, però il sostegno del riferimento culturale è basilare. Noi abbiamo un ambito culturale da cui maturiamo molte cose, no? Abbiamo tutta una serie di intuizioni, una serie di capacità, però magari le stesse intuizioni sono state già avute da altri uomini, magari non nel nostro schema, cioè non nel nostro complesso, no? Ma qua e là trovi queste cose, magari in altri schemi, in altre operazioni, no? E alcune cose, molte cose, sono scritte talmente in maniera così intelligente che ti dice, cazzo, così riesco a spiegarmi, ecco, quello che io ho visto posso spiegarlo in questo modo. E allora giustamente rinunci alla tua spiegazione, che ti accorgi che è inferiore, e prendi la sua, però chiaramente devi dargli l'onore delle armi, cioè a questo autore lo citi, cioè ho preso da lui, però il tuo sentire... E ti accorgi che viene espresso meglio in quella forma, e questa si chiama cultura, cioè la cultura è questo in realtà. Che dici, diamo via le telefonate, visto sempre via le telefonate, Francesco. Beh, sempre via le telefonate, manca un quarto d'ora di conseguenza.
si può anche appunto pensare che una volta facevamo 45 minuti di telefonate, 049 700 700, 049 700 838, per chi vuol chiamare. Eccolo qua, pronto. Ciao Ivano. Sei già pronto tu? Sono stufo perché ho appena finito di creare l'universo. Ah sì? E quanti giorni? Adesso proprio un attimo. Grazie. Il braccio metro. Vago a sinistra, ma ho creato che è l'universo parallelo. Attento, tu per caso ho sentito desfrosso che te anche dei Galimberti, di Galimberti il corpo per caso. Sì. Dove là? Sì. No, non ce l'ha qua Francesco. No, te la grado, so che l'ho utilizzato. No, io ho utilizzato quello che ti ho citato l'altra volta, no? Adesso sei in economica, no? Ma sì, deve essere qualcosa in economica, però... Universale Feltrinelli. Sì, costano abbastanza i Galimberti. Infatti stamattina ho preso l'ultimo che è la casa di psiche, dalla psicanalisi alla pratica filosofica. Sì. L'ultimo del 2005 questo qua. È proprio del 2000, perché quello che ho io è una ristampa di parecchi anni. Sì, questo qua è proprio il 2005. E questo è l'ultimo, bene. E il tuo, quello che avevi la settimana scorsa, Simmetria fenomenale. Sì. Dopo cosa pensi di Pier Giorgio Di Freddi, il Vangelo secondo la scienza, le religioni alla prova del 9? Ma io ho trovato o Di Freddi un miliardo di cose, però ho letto pochissimo di lui, le pochissime cose che ho lette mi hanno anche infastidito, però continuano a parlarmene molto bene, per cui dovrò in qualche modo approfondirlo. Nada, Augias ho sentito proprio bene, infatti, perché Augias che aveva paura, terrore, insomma, che venisse fuori con qualche, perché sei partito in quarta con cosa. Dopo se uscito il Triangoli Rosa di Benedetto XVI, La fobia anti-gay di Joseph Ratzinger, della Caos. Ah sì? Sì. Ah, questo qua serve da prenderlo, sì. Dopo l'eresia delle streghe, Carlo Corrado Mornese, Roberto di Mornese, ce ne sono 4-5. Sono quelle eresie dociniane, sai, che ha scritto tutte le eresie, i libri di Fra Dolcino, cioè, sì, praticamente sì. Sono... i dolciniani, quelli certo. Delle vallate, sì, della sì, Marcellina, sì. Dei catari, e niente, dopo c'è Maurizio Marchetti, Urbi e sempre più Orbi, Fabio Croce, sempre una satira, diciamo, satira però, e in fondo al libro della Caos, in fondo c'è due paginette di Ormando, quello che si è bruciato in piazza. Ah. Comunque sono dei discepoli di verità, eh. È scritto della Caos, quelli della Caos. Non so chi sono questi discepoli di verità. Ma bisogna vedere, perché ci sono tante eresie anche nella Chiesa Cattolica, sì, che sono spaventose. Anche dentro lì. E ne ha scritto un altro senza vergogna, non so, un altro in luglio, sempre dei discepoli su Ratzinger. Un altro in luglio, sempre della Caos. E uno adesso qua in ottobre, questo qua, i Triangoli Rosa di Benedetto XVI, e insomma sono tutta roba da vederci. Ivano, sì? Dunque tu per caso, che sei il più pratico di noi di libreria, visto che noi il tempo che abbiamo ne abbiamo poco, sì. C'è in giro un opuso che si chiama L'Osservatore Vaticano. L'Osservatore Vaticano. Sì, ed è un libro di raccolta di informazioni sulla pedofilia. In copertina c'è, da quello che ho letto, c'è Benedetto XVI, sì. Che invece di avere l'agnello sulle spalle ha un bambino nudo. Sì, mai sentito. Infatti ho cercato anche su internet, c'erano riferimenti, sì. Però di questo opuscolo proprio, che proprio parla di Matato Ustio di recente, che proprio parla, sì, di pedofilia, e c'è proprio questa fotografia qua. Si intitola L'Osservatore Vaticano. Sì, L'Osservatore Vaticano. È un opuscolo, insomma, sì, un livello, sì, insomma, sì. Ecco. Proprio uscito a ottobre, sì. E copertina c'è questa bella fotografia con Benedetto XVI invece che con l'agnello sulle spalle. Perfetto. Provo a domandare. Mai, visto che tu vedi un comune amico. Sì. No, perché domandavo se è il caso, magari a proposito, tornando a Galimberti, perché mi piace Galimberti, no? Ho letto qualcosa. Cioè, anche se quella collana economica
farla diciamo, prendere due o tre che mi interessano di più, insomma due o tre titoli tipo Il Corvo appunto, che parla di un po' della natura antropologica dell'uomo, insomma, non so, che poi mi consiglierete voi, non so. Se guarda, io ti potrei consigliare un titolo di Galimberti che io ho rigiucchiato, è un bel libro di 700 pagine che si chiama Sociologia della Tecnica. Sociologia della Tecnica. Io ho trovato un bel libro. Guarda, Francesco sta copando te. Cioè, io intanto scrivo. Comunque va che è un volume di 700 pagine, cioè, dico, no, ha degli spunti interessanti, per tenere conto che è proprio legato alla sociologia della tecnica, però... È un volume solo, sì? Sì, 700 pagine. È sociologia... 700 pagine vuol dire che costerà almeno un 40 euro, se lo trovi. Però logicamente uno deve interessare l'argomento sociologico e di costo della tecnica. Cioè, il medico della tecnica mi ha sempre affascinato, sì, perché ha tutta una serie di implicazioni. Sai cosa? Quando è passato il bimillennio, quando il 400° anno della morte di Giordano Bruno, no? È uscito, anche, che c'era anche tramite anche Cacciari, ha scritto due volumi sulle opere di Giordano Bruno, tutte rilegate, tutto quanto con cartone, tutto quanto. Allora c'erano ancora le lire, dunque costano 200.000 lire. sì. Una roba da matti, cioè, era un spessore dei 9 centimetri, le roba, cioè, pesava. La tecnica di far venire fuori i libri che potrebbero rompere le scatole a prezzi altissimi è vecchia, Sì. Sei molto vecchia. Esatto. Va bene, lascio il posto. Ragazzi. Grazie. Ciao. Allora, aspetta il titolo dell'altro che mi dicevi, esattamente. Quello era fatto apposta da dimenticarsi. No, era dimenticanza voluta. Quello? Claudio, quello che mi dicevi prima di Ratzinger là. Io ti dicevo di Ratzinger. Sì, quello dell'agnello, quello che. Ah, no, l'Osservatore Vaticano. L'Osservatore Vaticano. Perché appunto io lo faccio apposta perché so che una volta che vanno lanciato dove è la caccia finché non lo trova. Sì, io ne approfitto di te. Sì, davvero, perché finché non trovo un libro, anche ho passato 4 ore. Per questo ti ho detto intenzionalmente la cosa, proprio perché volevo lanciarti la ricerca. Insomma, praticamente vuoi farti lavorare, ecco, dai. Soldoni. Insomma, è salutare perché lo gnomo dei libri, sa, ci sono più di uno in casa mia, qua gnomi. Che ronzano. Ciao. Mi sono dimenticato di dare un comunicato all'inizio della trasmissione. Sabato 3 dicembre ci ritroviamo qui in sala Radio Gamma 5 e parleremo praticamente del congresso di Anversa. Dai pagani di Anversa mi è arrivato il comunicato che è stato spedito. È stato spedito a tutte le autorità, sia ai partiti, sia al Parlamento belga, alla Comunità Europea e all'ONU, la dichiarazione che è stata compilata presso il congresso di Anversa. L'hanno mandata sistemata. Sì, ho visto che siamo messo la risoluzione finale. Esatto, la risoluzione finale è partita adesso per le autorità. E stavo pensando anche che in questa denuncia che facciamo sarebbe anche utile aggregargli anche la dichiarazione della e mandarla di al governo italiano. Non varrebbe la pena, secondo te? Sì, tutto vale la pena, però bisogna farsi carico del lavoro di farlo, Francesco, sai. Un lavoro va iniziato e va concluso, no? Ma ci dovrebbe essere già la traduzione, cioè la Manuela ha fatto già la traduzione, mi sembra italiano, sì. Fatta traduzione, c'è sia la versione inglese, sia la traduzione, sia l'elenco dei firmatari e sia quando è venuta. Ricordo che il congresso del VCR di Anversa è avvenuto, organizzato col patrocinio del Ministero degli Interni e col patrocinio del Comune di Anversa. Fate un po' voi, insomma. A proposito, uno degli organizzatori era un deputato del Parlamento di Anversa, cioè del Belgio, insomma, se proprio vi interessa. Comunque sta di fatto che fu un'operazione. Io, se fossi stato in loro, avrei dato più spazio alla stampa. Loro invece hanno preferito fare una cosa più intima, più di rottura che non più di propaganda, ecco. Però sono scelte che chiaramente ogni gruppo fa a suo modo. Ricordo un'altra cosetta, che a festeggiare il solstizio d'estate
in Lituania era stato un rito con 35.000 persone, mentre invece sotto il Monte Olimpo i greci, i pagani greci si sono trovati in 2.000. Loro giocano sui numeri, noi giochiamo sulla qualità. Vabbè. Però in realtà tenete presente che le cose stanno cambiando in maniera molto veloce. L'ultima telefonata velocissima. Pronto? Pronto? Ciao, velocissimo. Sono Alessandro. Io mi riferisco al mediato, al presente dei preti, non al passato, le scritture che vanno e che vengono. Il discorso è questo, che il potere nuoce a chi lo prende, adesso prendi i preti, perché sappiamo che vuoi i preti. Però, l'ultimo se nuoce mia, quando sta finita la guerra 45, perché non è tutto il potere subito lui chi è così forte? E io sai che i fascisti, i fucciosi, dei comunisti, dei partigiani, va bene, ciao Alessandro, dai, ciao, sai che sei fuori trasmissione, vero, con questo, ciao, in realtà è fuori trasmissione. Bon, io non prendo più le telefonate perché ormai stiamo arrivando a fine trasmissione, non ho visto arrivare Elvis, beh, speriamo che questo è. Pronto? Non vedo arrivare Elvis, per cui non so neanche esattamente come comportarmi alla fin fine. In ogni caso, noi chiudiamo qui la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo e intanto metterò su un po' di pubblicità. Ciao, e dopo sentiamo come fare.